abbiamo, per come è stato impostato negli anni precedenti, il periodo della vigilia di Natale, il periodo delle festività, oltre ovviamente per l'importanza intrinseca di questa festività, di questo periodo per i cittadini. Il Natale è un tema politico, perché noi abbiamo davanti, diciamo, sul piatto della bilancia due opzioni. Il Natale, come è stato gestito finora, da una parte ha degli aspetti negativi, che sono il caos. Tanti cittadini ritengono anche che non sia proprio espressione della sacralità del Natale, lo stappo di bottiglie, la musica, in strada, l'eccessivo caos. Dall'altra parte però c'è un altro tema, che è quello innanzitutto economico, cioè le attività, che insistono nel centro della città. Utilizzano quel periodo come, cioè, Beh sì, ritengono quel è una periodo come il boccata periodo d'ossigeno. di una boccata di ossigeno in una città che comunque di base ha un sistema, diciamo, economico un po' oppresso. E dall'altra c'è la questione della parte più giovane della nostra città, che sostanzialmente apprezza questo Natale, certo magari con alcune variazioni necessarie, apprezza la festività della vigilia, soprattutto scendono da tutto il resto d'Italia per la vigilia di Natale. Io però sono sicura che è la stessa linea della sindaca, cercheremo di controbilanciare queste due necessità, lasciando la libertà ai cittadini di festeggiare come è giusto che sia, ma nel rispetto di regole strettamente necessarie.